Sedia da ufficio a rotelle anni 70, a cui sono molto affezionato nonostante le pietose condizioni della finta pelle, ma è veramente comoda. Se non che i piedini si spaccano perché sono in metallo, perché questa superficie è troppo irregolare e quindi si spaccano. Ho deciso quindi di provvedere a una sostituzione e ora faremo l'unboxing di queste rotelle per la sedia da ufficio. E vediamo un po'. All'interno della confezione troviamo dell'ottimo cartone, del cartoncino di buona qualità, che conserveremo gelosamente. Potrà essere estremamente utile per futuri progetti. Dopodiché abbiamo una bellissima scatola di cartone, magnifica veramente, in cui riporremo il cartoncino per conservarlo per bene. Ed ecco le rotelle della famosissima marca Joy Vita, famosissima questa marca. Vengono a quanto pare dalla Germania. Rollerblade Office Chair Wheels, quindi sono rotelle, diciamo, diciamo adattate o simili a quelle dei pattini. Floor Protection, bene, questo mi piace. Stabili, sono 5, sono da 10 mm, sono made in China. Vediamo se c'è scritto da dove vengono esattamente, così andremo a trovare questa locazione, questo posto. No, Roll and Fun, è scritto in lingua sassone, tedesca, non sassone, vabbè, non lo so. Apriamo. Ed ecco, abbiamo uno splendido manuale utente che ci spiegherà per filo e per segno come installare questo prodotto. Grazie per aver scelto Joy Vita. Per favore leggi le istruzioni con attenzione e conservale per riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, contatta il customer service via email. Carico massimo 250 kg, direi che ci siamo. Per tutte e 5, ovviamente, 50 kg ognuna. Rotazione 360 gradi. E poi abbiamo qua, vedete, dello spazio per poter fare dei disegnetti. Ci hanno appositamente lasciato lo spazio bianco per poter disegnare. E come vedete funziona molto bene, quindi questo lo conserviamo per bene. Ecco qua, questo lo mettiamo qua e passiamo a vedere le rotelle, che sono ognuna nella sua bustina antistress, come vedete. Quindi queste sono ottime, già questo vale tutto il prezzo di questo prodotto, che non ricordo. Ed ecco le rotelle, wow, sono di gomma, sono super gommose. Qui dovremmo dare un po' di olio sicuramente. Come vedete girano molto bene, sono anche molto silenziose. Molto interessante, questa è una super gomma. Sembrano funzionare. Io direi di non indugiare oltre e di procedere all'installazione. Vedete, qua c'è il cuscinetto e qua c'è un altro cuscinetto. Io voglio solo dare una oliata qui, dove ci sono queste palline. Quindi ora li estraiamo tutti e li prepariamo per l'installazione. Che meraviglia! Questo scorre un po' meno, attenzione! Vabbè, ce ne fottiamo. Esci.
questa è perfetta. E per finire quest'ultima, e anche lei è perfetta. Togliamo queste cazzate. E oliamo, oliamo. Con l'olio, una goccia d'olio. Giusto qui. Giusto una goccina. Mentre a quanto pare c'è bordello in radio. Una goccina d'olio su tutte le rotelline. E voilà. E direi che siamo pronti per installare. Vedete lo schifo di queste rotelle che tendono a spaccarsi qua e sono veramente rovinate, sono in plastica dura, sono schifose, schifose. Io direi innanzitutto proviamo a vedere se una di queste ci entra. Devo dire che ci entrano. E quindi senza indugio, sporcandoci le mani, eliminiamo tutte le vecchie rotelle. Questo è più lungo e questo è più corto. Come vedete, c'è differenza. Quindi questo non aggancerà mai qui dentro dove deve agganciare. Però purtroppo non ho trovato rotelle con questo pirlo così lungo. Vediamo se forse... No, non l'ho estratto, è proprio così. Qua è incastrato e quindi non c'è niente da fare. Ecco, questo è uscito al contrario. Io mi sono zozzato le mani, quindi serve la pinza. Un po' di pazienza. Ok, e no, non posso mettere questo al posto di questo perché è proprio diverso, è diverso il sistema. Questo è rivettato qua sotto a pressione, spaccato con il martello, quindi non si può. E quindi me lo devo tenere così. Devo lavarmi, devo lavarmi. E questo è quello che succede quando si dimentica di indossare i guanti da lavoro. Rimango macchiato nonostante sgrassatore, detersivo per piatti, sapone da bucato. E quindi ricordatevi sempre quando lavorate, indossate guanti da lavoro protettivi. Sia perché vi evitano di spaccarvi le unghie come mi è successo qua in un precedente video, sia perché vi evitano di dovervi lavare 400 volte le mani distruggendovi la pelle. Dopodiché dovreste indossare anche gli occhiali protettivi quando usate gli attrezzi. Ed ecco qua. Adesso ficchiamo queste.
sembra facile. Io spero che questo così corto non crei troppa leva e spacchi questo, perché se ciò succede io proverò del disappunto. Ecco fatto. Non ci resta che provarla. Vediamo un po'. Non male, questa vite però la leghiamo dal cazzo. Proviamo a sederci. Wow. Silenziosissima. Fatto una meraviglia. Fantastico, posso fare le corse. È veramente gommata. È una sensazione meravigliosa, non c'è più quel dannato rumore fastidiosissimo. Scorre, che è una bellezza. Posso letteralmente fare il cretino in giro con questa sedia. Fantastico. Direi che ho svoltato. Una volta che parte non si ferma più. È fantastico. Adesso mi lancerò fortissimo di là. Via! Ma porca vol... Adesso, queste rotelle venivano date solo per le sedie IKEA, perché evidentemente hanno questo stelo da 10 mm di sezione per 22 mm di lunghezza. Quindi fate attenzione alla misura, le sedie da ufficio normalmente sono da 11 mm, mentre queste, siccome sono molto vecchie, antiche, diciamo, sono anni 70, hanno lo stelo da 10 mm, quindi ho dovuto prendere queste qua. Devo dire che sono veramente ottime. Come vedete, 22 euro ho pagato e va bene, devo dire, va bene. Veramente una meraviglia, una merdaviglia. Queste le conserverò perché non si sa mai. E con ciò vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e per la gioia che mi date guardando i miei stupidi video. Spero che vi facciano ridere e vi intrattengano, perché sono fatti sostanzialmente per ridere, e quindi quando vi divertite la cosa mi fa molto piacere, perché è quello che cerco di fare. In questo video non ci sono rutti, già, non c'è digestione, per cui sarà per la prossima volta, cari estimatori dei gas digestivi. E se avete suggerimenti per futuri video, cosa volete vedere, scrivetemi, lasciatemi un commento, mettete un like, sottoscrivetevi al canale e mi raccomando, niente, mi raccomando, state bene, ciao a tutti e alla prossima.